presento, sono Alessandro Ivernici dell'associazione socio-educativa Ragazzi on the Road, come sono presenti altri soci. Oggi siamo qui a vivere un pomeriggio di formazione. Formalmente, ufficialmente iniziamo questa nuova avventura 2013 con alcuni ragazzi delle scuole superiori e alcuni studenti, alcuni universitari, laureati e laureati dell'Università degli Studi di Bergamo che partecipano appunto a questa formazione e selezione che li porterà da qui al 17 giugno a vestire i panni degli agenti teenager e dei reporter on the road. Quindi ci sono aule esterne che possono arricchire il bagaglio dei nostri studenti, che possono arricchire il bagaglio culturale, che possono arricchire il bagaglio professionale e poi far crescere la relazione, conoscere persone, conoscere altri studenti, conoscere altri insegnanti. Ci siamo ispirati a quello che è il concetto delle campagne sulla sicurezza stradale che del Nord Europa, quindi con immagini scioccanti, con immagini forti, senza aver paura di mandarle in questionario. L'abbiamo sempre detto, una bella immagine, un fiorellino, quattro loghi non servono assolutamente a nulla. Se vogliamo arrivare alle persone che effettivamente sono i fruitori delle nostre strade, dobbiamo trovare il modo migliore per trasmettergli quello che è un concetto. E questa è un'iniziativa classica che coinvolge attività politica, ma attività di volontariato e attività legata alla protezione civile, ai vigili del fuoco, servizi dell'ordine. E credo che la scuola abbia solo da guadagnare, allargarsi all'esterno. Questi sono gli aspiranti reporter, quindi dell'Università degli Studi di Bergamo. Dovremmo essere il punto di vista del punto di vista. Quindi dovremmo andare a seguire quello che fanno le forze dell'ordine, fare qualche foto, dei video per poi lavorare insieme ai ragazzi e montare e preparare dei servizi. È stato chiaro? E spero di imparare qualche cosa in più per quanto riguarda le varie leggi della strada e penso che possano aiutarmi. Conta solo su di noi, su quello che vogliamo fare, su quello che indossiamo e su come ci prepariamo prima della gara. Quello che veramente è cambiato, ed è cambiato tanto, è invece l'esame di guida. Adesso, con 40 minuti, 45 minuti di esame, si suppone che uno esca dalla scuola guida con le nozioni necessarie. Costruisce una carriera che è il suo corso di studi più le esperienze professionali. Quindi anche in questo settore le regole sono molto importanti e i piloti devono imparare a rispettarle.